Parlamento europeo sta sviluppando la nuova legislazione dei rifiuti che prevederà per il 2030 il divieto di portare i rifiuti in discarica. Per cui è evidente che bisognerà rimodellare il circuito dei rifiuti in Sicilia. Non possiamo più pensare che la discarica sia l'unica destinazione dei rifiuti. Bisognerà fare una raccolta differenziata o la differenziazione dei rifiuti perché ci possa essere una frazione organica che sostanzialmente è pari a un terzo, che possa essere adeguatamente trattata e valorizzata. Da un lato e in primo luogo per la produzione di energia e poi in secondo luogo per la produzione di compost. Dall'altro lato abbiamo la parte riutilizzabile dei rifiuti, quindi plastiche, metalli e altri componenti che possono essere reimpiegati in altri processi produttivi. L'Italia in generale, la Sicilia in particolare, sono scarse di risorse. Se le risorse ci sono all'interno dei rifiuti, dobbiamo utilizzarle per far sì che diventano strumento di produzione per le nostre imprese. Costano di meno, sono di adeguata qualità e possono essere validamente impiegate. E poi c'è la terza parte, c'è una terza parte che in tutta Europa viene a essere termovalorizzata, cioè valorizzata termicamente, per produrre poi alla fine un residuo inerte che può essere utilizzato nei processi di costruzione delle infrastrutture. Per cui questa terza fase è una fase indispensabile. Non bisogna bruciare tutto indiscriminatamente perché non è quella la destinazione. Bisogna portare alla valorizzazione termica solo ciò che non può essere utilmente impiegato in modo diverso.